Cantine, consorzi e arettini pronti per il Vinitaly di Verona, uno dei più significativi eventi internazionali di promozione dell'enologia che nell'ultima edizione ha ospitato 128.000 operatori da 142 nazioni. Anche per la 53esima edizione della manifestazione, in programma dal 7 al 10 aprile, Camera di Commercio e Strade del Vino Terre di Arezzo hanno infatti organizzato una collettiva di 11 aziende aretine che saranno presenti in uno stand istituzionale. La partecipazione al Vinitaly è uno degli appuntamenti che questo settore ovviamente aspetta tutto l'anno, perché rappresenta davvero una grande opportunità per le nostre imprese, i nostri produttori di vino che sono sempre più impegnati nella crescita della qualità del prodotto e soprattutto sono dei grandi ambasciatori anche del nostro territorio e quindi dei nostri valori legati alla tradizione che ovviamente ormai ci viene riconosciuta in tutto il mondo. Si è creata una sinergia che è partita dalla Camera di Commercio, dalla provincia, ma anche dai comuni che hanno partecipato e poi dopo delle associazioni. Si è creato un gruppo che nella strada del vino fa il suo fuoco, il suo punto di centro, il suo punto di raccolta, e questo gruppo ha elaborato le strategie comuni e questo ha fatto crescere veramente tantissimo l'ambiente. Oltre allo stand a Verona ci sarà anche un wine bar dove saranno presenti altri 28 produttori vitivinicoli del territorio. Siamo presenti al Vinitaly alla grande con oltre 100 etichette, rappresentando un vino che è coltivato in 6.500 ettari e che rappresenta oltre 85 milioni di euro in fatto di export. È un vino il nostro che è cresciuto tantissimo, ha conquistato mercati importanti. In testa la Germania e il secondo posto è appannaggio della Francia e questo la dice già lunga della nostra qualità. La terra dei grandi vini, che è la Francia, apprezza tantissimo il vino aretino. Quindi andiamo al Vinitaly con tanto entusiasmo, consapevoli di rappresentare un territorio straordinario con dei vini di grandissima qualità.